Ciao Fotografo, lo staff del gruppo Facebook Ciao Fotografo è molto orgoglioso di invitarvi a partecipare al concorso fotografico Pace, ad iscrizione gratuita. Le opere dei 40 finalisti saranno presentate al pubblico durante il vernissage di sabato 13 giugno 2020, restando esposte per una settimana nelle prestigiose sale della Confindustria di Mantova. Durante la serata inaugurale di sabato 13 giugno, i tre autori vincitori saranno premiati con i seguenti premi. Primo premio, fotocamera Sony Alpha 7 III più ottica zoom 28-70 mm. Una macchina fotografica molto duttile, l'abbiamo scelta per quello, e così anche l'ottica vi consentirà tra l'altro di fare dei video di altissima qualità. Credetemi, l'ho provata sul lavoro e ne vale veramente la pena. Secondo premio, flash Profoto B10 Plus. Molto comodo, solido, utilizzabile in casa, in studio o in location. E mi verrebbe voglia di tenermelo, maledetto chi lo vincerà! Terzo premio, treppiede Manfrotto in alluminio con testa a tre vie. Un treppiede che può fare la differenza in molte situazioni. Ma non è finita qui, perché grazie alla collaborazione con il gruppo Spray Editori. Oltre ai premi in palio, nel famoso mensile Il Fotografo, verranno pubblicati tre lavori dei vincitori accompagnati da un testo critico. Inoltre, sempre ai primi tre vincitori verrà regalato un abbonamento a Il Fotografo in formato digitale. E che volete di più? Una fetta di culo? Questa poi sarà una mostra unica nel suo genere, perché le fotografie dei 40 finalisti non saranno stampate, ma tessute dalla Dotti Walter SRL che patrocina l'evento. Tra l'altro le tesseranno con materiale 100% riciclato. È il loro mestiere, perché collaborano con grandi marchi e produzioni artigianali esclusive, quindi direi che siamo in buone mani. Ci tengo a fare un sincero ringraziamento alla società Dotti Walter per aver scelto Ciao Fotografo per festeggiare insieme i 70 anni di attività. Investire in cultura in questo momento non va di moda, ma penso che proprio per questo la loro scelta sia molto saggia. Le porte dell'evento si apriranno nella sala conferenze alle ore 16 con l'intervento del fotogiornalista Ugo Panella, giurato d'onore del contest. Ugo parlerà di fotogiornalismo guidandoci attraverso una proiezione fotografica scandita dai suoi potenti e emozionanti reportage. La mostra sarà inaugurata alle ore 18 accompagnata da un gradevole rinfresco gentilmente offerto dall'azienda patrocinante. Vado a leggervi la prima parte del regolamento, che potete trovare nella sua interezza all'interno del sito eventbrite.it. Potete reperire facilmente il link nella mia bio Instagram. Oppure, se state vedendo questo video da Facebook o dal mio canale YouTube, potrete trovare il link nella descrizione o nel primo commento a questo post. Vado a leggere! Partecipanti! Il premio di arte fotografica Pace è riservato ai fotografi iscritti al gruppo Facebook privato Ciao Fotografo, esordienti e noti, di qualsiasi nazionalità, che presentino un'opera fotografica ispirata al tema scelto per l'edizione corrente, ovvero la pace. Si vedono i paragrafi successivi per ulteriori specifiche. Sono esclusi dal premio coloro che non rispettano i termini e le condizioni di presentazione delle opere stabiliti dal presente regolamento. Le opere, andiamo a leggere le opere. Gli autori possono partecipare al premio con una sola fotografia, rigorosamente in bianco e nero. Presentazione delle opere. Tutti coloro che desiderano concorrere al premio dovranno fare tre cose. Primo, postare a partire dal 15 marzo 2020 ed entro il 15 aprile 2020, fa fede la data del post, sul gruppo Facebook Ciao Fotografo una fotografia accompagnata dall'hashtag Ciao Fotografo Pace. Cancelletto Ciao Fotografo Pace. La foto dovrà essere in bianco e nero, con proporzione 5 settimi o 7 quinti, verticale quindi orizzontale, e corredata di un breve testo di presentazione. Minimo 5 righe, massimo 15 righe. Le fotografie firmate saranno escluse dal contest, quindi niente firmette, lo sappiamo. Secondo, inviare la fotografia già postata sul gruppo all'indirizzo email ciaofotografo@gmail.com. Il file deve avere le seguenti caratteristiche: 50 cm x 70 cm, orizzontale o verticale. Risoluzione 150 dpi, formato JPEG, profilo colore, scala di grigi. Il file non deve superare i 10 MB. Nel testo della email è necessario inserire il proprio nome, del profilo Facebook e la descrizione dello scatto. Il file deve essere rinominato come segue. Ve lo mostro qui in sovraimpressione, ora lo vedete, così non facciamo confusione. Terza cosa da non dimenticare di fare, registrarsi al contest gratuito sul sito eventbrite.it, lo vedete sempre in sovrimpressione, cercando l'evento Pace Photo Awards Contest Exhibition. Aggiungo qui che se taggate
nei commenti a questo video due amici o colleghi fotografi, vi beccate un mio personale attestato di stima virtuale. Questa parte l'ho aggiunta adesso appena, insomma. Caratteristiche dell'opera. I candidati possono presentare una foto di libero genere, ritratti, paesaggi, immagini astratte, eccetera, purché sia rappresentato e raccontato il concept del premio fotografico, ovvero la parola pace. Concept. Cos'è la pace? La situazione contraria allo stato di guerra, certamente, ma non solo. La pace può anche essere il simbolo di un momento di quiete o agio, di assenza anche momentanea di dolore fisico o morale, di tranquillità o serenità spirituale, anche di calma diffusa e riposante. Per l'influsso del linguaggio devoto, la pace può essere anche un simbolo di rassegnazione, una promessa di vita migliore dopo la morte. La pace è una condizione sociale, relazionale, politica, caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. Attendiamo il vostro speciale punto di vista su questa parola dai molteplici significati. Gli amministratori del gruppo Facebook Ciao Fotografo, siamo noi, terranno informati i concorrenti attraverso comunicati ricorrenti. Bene, mi sembra di avervi detto tutto, o almeno le cose più importanti. Da questo momento potete andarvi a registrare all'evento sul sito www.eventbrite.it, andando a leggervi tutto il regolamento per benino, e da domani potete iniziare a postare il vostro scatto, seguendo ovviamente tutta la procedura corretta. Che dirvi a questo punto? In bocca al lupo per il contest, che vinca il migliore! Vi voglio salutare citando l'atleta Jesse Owens, lo citerò simulando la corsa perché mi sembra appropriato. Le amicizie nate sul campo durante le gare sono le vere medaglie d'oro in una competizione. I premi col tempo si consumano, mentre le amicizie non si ricoprono di polvere.